Claudio Pozzani, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto, bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontarci il 23° Festival Internazionale di Poesia di Genova, che comincia il 7 giugno e fino al 20 giugno fa di Genova un polo di attenzione dedicato per l'appunto alla poesia, con nomi veramente importanti, ma non solamente nomi importanti, ma argomenti importanti di sostanza. L'edizione 2017, Claudio Pozzani, a che cosa è dedicata? Ah, il tema è l'elevazione. Abbiamo scelto questo tema anche perché penso che sia di attualità, nel senso che anche plasticamente ormai siamo con la testa chinata verso uno schermo, verso la propria vita, il proprio ombelico, e quindi volevamo dare un po' un segno di controtendenza, ecco. E questa edizione, come hai detto te, dal 7 al 20, in realtà il 7 andiamo a Bogliasco, fuori Genova, e poi dall'8 al 18 saremo però a Genova, sia al Palazzo Ducale sia ai Giardini Luzzatti, che sono un parco urbano nel centro della città. E come dicevi tu, ci sono molti grandi ospiti, ma come al solito molti poeti anche emergenti un po' da tutto il mondo. Tra i grandi poeti ospiti possiamo dire, cominciamo subito con l'inaugurazione, per un omaggio a Fernanda Pivano, che è ovviamente nata a Genova, quest'anno è il centenario della sua nascita, e la dedicheremo uno spettacolo in due parti con Giulio Casale e Vittorio Descalzi. Poi c'è Emilio Sgro, che molti lo conoscono come artista, le sue famose cancellature, però qua viene soprattutto come poeta. Lui esordì con la mitica casa editrice di Arthur Schwarz nel 1956, però adesso ha un'ottima produzione poetica che non è molto conosciuta. Poi c'è Sandro Veronesi, che farà un monologo appunto dedicato all'elevazione da un suo libro che si intitolava Non dirlo, sul Vangelo di Marco. Poi c'è Marco Paolini, che farà un reading su un suo vecchio testo rimaneggiato, e quindi è una sorta di quasi di anteprima. Poi c'è il premio Nobel Gao Xinjiang, che chiuderà il festival il 18 giugno, e però nel mentre c'è un altro grosso tributo che ha Jim Morrison come poeta, e verrà da Los Angeles il suo amico e collaboratore storico, che è Frank Lisciandro. Questi qua sono un po' i punti più importanti, gli ospiti diciamo più noti, però poi abbiamo i poeti che vengono per la piattaforma europea Versopolis, quindi sono giovani poeti europei. Poi faremo proprio molte incursioni sulla poesia giovane italiana. Ecco. Incursioni sulla poesia giovane italiana, proprio perché la poesia e il Festival Internazionale della Poesia di Genova non vuole essere un festival paludato e riservato alla poesia del passato, ma la poesia ha una sua attualità, e se ha una sua attualità ha di certo anche un futuro, soprattutto con quello a cui accennava poco fa Claudio Pozzani, Versopolis, che rappresenta veramente il senso della ricerca, il senso della proposta di nuova poesia. Però mi è piaciuto molto l'idea che ci ha dato Claudio Pozzani poco fa di noi plasticamente piegati su una tavoletta, no? Quasi questa. Mi sono rivisto in effetti una scultura di Rodin, e mi immaginavo una scultura di Rodin che sono piegate a volte su se stesse, con quest'uomo, non più il pensatore, ma il, che ne so, lo scrittore di SMS, non lo so, qualcosa del genere. Ecco. Ma in questa nostra plasticità ricurva su questo schermo, Claudio Pozzani, che posto ha la poesia in quel rettangolino a cui noi ormai facciamo riferimento, dedichiamo tutto il tempo necessario e anche superfluo? Ma direi che più che nel rettangolino dovrebbe avere posto dentro di noi, quindi, e magari spegnendo il rettangolino. Posso dire che la poesia, c'è un problema di linguaggio ormai. La poesia ne è il paradigma, nel senso che tutti scrivono, nessuno legge poesia, e quindi tutti parlano di cose di cui non sanno, e nessuno prende tempo e voglia di ascoltare gli altri. E detto questo, per il linguaggio, la poesia come
mi piace dire sempre, la trovo come una sorta di ecologia del linguaggio, nel senso che quando è che inizia la violenza, ad esempio? Quando non si hanno più parole e quando si ha un vocabolario molto ristretto. Ricordiamoci che gli italiani, la media degli italiani, parlano con un vocabolario in tutta la loro vita di 500 parole, insomma, poco sopra Quando va bene, 500 il parole raggio quando va dell'altro. bene. Eh sì, e quindi la poesia, che è comunque una sorta di ricchezza del linguaggio, sperimentazione di nuove sintassi, eccetera, può dare parole in più, e parole in più significa pensieri in più e quindi allontanare in qualche maniera la violenza. Parole spalancate potremmo utilizzare. Eh sì, parole spalancate, giustamente. Sì, proprio perché questa associazione culturale da cui nasce per l'appunto questo festival di poesia. Poco fa Claudio Bozzani parlava di ecologia del linguaggio, ma è sbagliato oppure una forma troppo romantica dire che la poesia, più ancora che una ecologia del linguaggio, è una ecologia della coscienza? Perché è talmente la parola poetica ti viene instillata dentro che ti arriva veramente nel tuo intimo, ancor più di qualsiasi altro scritto. Sì. Beh, certo, bisogna fare attenzione però perché molto spesso si chiama poesia ciò che non è poesia, ecco, nel senso molto spesso si buttano lì delle frasi che vanno a Allora, capo. Claudio Pozzani, io vorrei dare anche proprio un elemento di servizio. Allora, la poesia, quando io apro un libro o la vedo, è quando si va, a capo ogni tanto, no? Ecco, incominciamo col Visivamente. comprendere questa cosa. L'andare a capo ogni tanto, che cos'è? Ma dunque, allora, l'andare a capo ogni tanto quando è sensato e non è messo lì per caso è una sorta di pausa, un po' come negli spartiti musicali, anche le pause che servono nella composizione, è un mettere su un altro livello altri concetti. Poi su questo ci si può giocare, ci sono molti enjambement che quindi si legano le righe e i versi che vanno a capo, Qui lasciando andiamo, insieme. Claudio Pozzani, andiamo già nel tecnico, Sì, perché andiamo nel l'enjambement, tecnico. è sicuramente qualcosa che dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori, perché Sì, non parto ma da un non è. presupposto che siamo tutti ignoranti, però è comunque già un entrare tecnicamente nel senso della costruzione poetica. Sì, magari non è neanche qua il caso di scendere nel tecnicismo, però quello che volevo dire, il discorso di andare a capo, è una struttura anche mentale, non è soltanto visiva, tipografica. Ecco. Secondo me l'andare a capo di una poesia, quando tu la riproponi quella poesia e non conservi quelli a capo, beh, cambi la poesia. Ecco. Cioè, il fatto di andare a capo con quella parola, insomma, ha un senso anche dentro la struttura stessa della poesia, anche nel significato della poesia. Anche perché cambia il ritmo, cambia l'armonia, cambia, Cambia ritmo, è come una esatto, certo. canzone fatta in un'altra maniera. Io sono certo che Claudio Pozzani, essendo anche lui scrittore di poesie, tra l'altro vorrei ricordare un libro che noi desideriamo ancora raccontare, un libro di Claudio Pozzani che è uscito da poco tempo, L'orlo del fastidio, appunti per una rivoluzione tascabile e infettiva, se ricordo bene, e quindi qui c'è il pensiero di Claudio Pozzani in merito non solo alla poesia, ma a una visione, a uno zeitgeist sicuramente più largo rispetto ai malatempora che noi stiamo vivendo e come costruzione di positività razionale. Ma c'è un libro a portata di mano che racconti poesie, Claudia Pozzani, in questo momento? Ma poesie mie, dici? Fa lo stesso, la poesia in senso assoluto, se è di Claudio Pozzani, preferiamo. Ah beh, allora, io ne ho una, ho entrambi, allora comincio con una mia, poi questa è una poesia che ci tengo sempre a leggere perché parla di amore e morte nello stesso tempo. Diciamo è una storia di una coppia in cui lei è in un soggiorno, intenta a leggere un libro, darsi di poesia e sorseggiare un bicchiere di vino rosso tranquilla di una sera, ma 7 fusi orari lontani c'è il suo uomo
che è in mezzo a un terremoto. E nella stanza dove è lei c'è una televisione che è spenta, perché se l'avesse accesa avrebbe visto le breaking news e quindi anche la notizia che di quel terremoto e probabilmente della morte del suo amante. E infatti si titola Breaking News, te la volevo leggere e volevo leggerla anche ai tuoi ascoltatori. È una frullata di muri, acciaio e cristallo, ciò che bevono i miei occhi. Nell'aria ballano ancora vibrazioni oblique, vespe cattive, che vane cercano l'Itaca al loro volo e stanche si lasciano cadere tra i roveti neri. Tu sei nel tuo soggiorno di mogano chiaro, sette fusi lontana, sorseggiando verlaine e vino rosso. Ma qua giù, amore mio, è una flora rugginosa di tondini fuori dal cemento, come bucaneve d'inferno. Non accendere la TV, non infliggere alla quieta stanza le grida azzurrine che spaccherebbero il tuo sorriso, che aprirebbero di colpo la tua mano, facendo cadere il bicchiere e riproponendo sul tuo tappeto ciò che ho in mezzo al mio petto squarciato. Non accendere la TV, non sai ancora nulla della polvere che nuvola che non si piove, nulla delle grida che serrano come capi, cuori, orecchie, sguardi. Nulla di bambole che guardano fisse armadi sfondati e in cesti improvvisi tra pavimenti e soffitti. Non accendere la TV, non voglio che i singhiozzi di violini sappiano di sangue e di macerie, che il tuo vino si confonda con le campane cadute. Me ne sto andando sul tappeto volante di una barella scomoda, tra cinghie che mi stringono e cielo che mi sfiora. Una corolla mi abbraccia di caotico silenzio, mani che spingono la barella, che sovrappongo a quelle decise di mia madre al supermarket, mani con la flebo che diventano di mio nonno che travasava vino nel casolare di pietra. Vedo nella pioggia di sguardi su di me che il mio tempo sta per mettere punto. Sarò solo benzina sprecata a sirene spiegate, una fenditura superflua nel muro di folla. Non accendere la TV, amore mio. Finisci quel calice per me. Per quel brindisi che domattina saprai diventato per sempre impossibile. Leggimi di Verlaine una poesia qualsiasi, oppure quella contro la natura ostile e cattiva. Pensavo di vivere abbastanza per farti felice. È bastato appena un brivido di terra per scardinarmi il fiato. Quanto futuro sprecato. E questa era. Questa è la voce di Claudio Pozzani che ci ha letto una sua poesia di amore e morte, questi tondini fuori dal cemento come bucaneve d'inverno, un'immagine forte, potente, che contrappone il tranquillo momento di una donna che sorseggia vino e legge, forse poesia, un disastro lontano, sette fusi, e finisci quel calice per me, è veramente, quel calice diventa quasi una visione mistica, un calice della sofferenza, un calice amaro per riprendere una figura religiosa della cristianità. Claudio Pozzani, e qual è un'altra poesia che possiamo ascoltare adesso? Ma magari potremmo ascoltare una poesia di una dei giovani di Versopolis, che tra l'altro ogni volta che noi invitiamo qualcuno di Versopolis gli pubblichiamo anche un libro con alcune delle loro poesie in traduzione, in trilingue, quindi con l'originale, l'italiano e l'inglese, anche per dare possibilità anche a chi non è della nostra lingua di capire che cosa sta dicendo. E questo è Adam Horowitz, che tra l'altro lui è un figlio d'arte, suo padre venne, pensa, al nostro festival nei primi anni, suo padre è un grande della poesia e della performance inglese. E questo è Condizioni di vita, che anche dà il nome alla piccola antologia che gli abbiamo preparato. Condizioni di vita. Una volta morivamo sognando e annegando nel fiore della giovinezza e le ossa ingiallivano sotto la nostra pelle. Morivamo in piedi, appoggiati alle lance, guardando il mondo sussumerci in un drappo avvolgente di sabbia. Cadevamo col bestiame e raccolti quando l'inverno ci inghiottiva come incubi in un sogno di sole. Adesso siamo sempre alla luce, ma ancora impauriti. Il mondo gira più in fretta, vediamo atomi danzare nella mente e rallentiamo l'invecchiamento, ci nascondiamo dietro i cellulari, controlliamo i nostri profili negli specchi scuri del web. Non ci riconosciamo. L'istinto è ingabbiato in corpi antichi, a loro volta ingabbiati nel metallo.
La terra produce carne invece di alberi e il mondo è un teatro che odia i suoi attori, sbruffoni dimentichi di essere solo nocche scoriate su un pugno di roccia. Questo è. Questa poesia, che è di una essenzialità e di una crudezza straordinaria, fa un po' il paio, se non vorrei essere veramente molto fuori tema, con quella che abbiamo ascoltato prima, no? Prima parlava di questi tondini che paragonabili a bucaneve che sfiorano d'inverno. Questa poesia parla invece di questo inverno che ci inghiotta. Ecco, è un altro inverno questo, è un altro inverno, un inverno che vive dentro di noi, no? E noi che siamo lì a controllare i nostri profili del web, e questa terra che produce carne invece che alberi. Ecco, sembra veramente una poesia apocalittica, sembra. Sì, guarda, poi tra l'altro c'è un'altra, lui è Adam Horowitz, quello di cui ho letto la poesia adesso, c'è un'altra che si chiama Indre Valantinaite, che è lituana, sempre per Versopolis, quindi continuiamo. Però volevo leggere per come una donna, diciamo, lei è nata nell'84, quindi è relativamente giovane, pensa un po' alla sua vecchiaia, no? È curiosa il fatto di pensare nel pieno della giovinezza a come sarai quando sarai vecchia. E dice, e si titola Presto sarò una vecchia rinsecchita, appunto. E parte con una frase di Paul Éluard che dice, strappando i propri baci e le paure, ella si sveglia la notte per stupirsi di tutto quello che l'ha sostituita. E la poesia fa così. Per il 2055 sarò presto una vecchia rinsecchita e occuperò meno spazio sugli autobus e nelle file. Tra mezzo secolo al mio corpo guarderanno solo lo specchio del bagno e i medici. Mi toccheranno solo le camicie da notte sudate, strappate sotto le braccia. Allora, prima di addormentarmi, mi ricorderò della lingua del mio amato e del gusto della sua saliva e di tutti gli altri uomini che un tempo mi desideravano. E ancora come scricchiola il letto su cui ci si sdraia in due. Io trovo che sia molto, anche molto ironica, ecco. Molto ironica e anche molto quasi onomatopeica, questo scricchiolio, questo Sì, delle ricordarsi ossa e delle del letto, ossa e no? del letto, e questo specchio che rimanda semplicemente lei e la sua vecchiaia, e che lei che non la vede più, non la guarda più nessuno, non la guarda solamente più lo specchio e i medici, quindi una cruda realtà, però in senso molto molto ironico Sì, molto ironico, di sì. questa poesia. Claudio Pozzani, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori ancora il 23° Festival Internazionale di Poesia, e noi possiamo prendere informazioni in internet dove? Sì, allora il sito è www.festivalpoesia.org. E saremo dal 7 al 20 giugno, in realtà poi a Genova saremo dall'8 al 18 giugno a Palazzo Ducale e ai Giardini Luzzati, dove ci saranno appunto questi 2 giorni dedicati ai poeti del Mediterraneo, insieme a questo festival con il quale siamo gemellati, che è Voix Vives di Sète, la città di Brassens e di Valéry. Di Georges Brassens e di Paul Valéry, straordinarie figure che sono sempre presenti per chi ha voglia di conoscere. Però prima di salutarci, Claudio Pozzani, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Oppure, visto che siamo sotto festival, il tempo forse non è dedicato alla lettura perché c'è da mettere a posto gli ultimi No, no, tasselli? guarda, è un libro che è il libro anche preferito, quindi non sarà una novità, ma anche perché l'elevazione noi l'abbiamo colta come ispirazione dalla poesia di Charles Baudelaire, quindi il libro è I fiori del male di Charles Baudelaire. I fiori del male che rappresentano sempre un punto di riferimento, perché Sì. scritti allora e buoni anche adesso, buoni sempre quei fiori del Buoni male, sempre. buoni sempre. Grazie ancora Claudio Pozzani, Grazie a voi, appuntamento alla prossima grazie. conversazione dedicata con altre voci, dedicata al 23° Festival Internazionale di Poesia a Genova, la ricostruzione poetica dell'universo. Grazie, buona giornata e buona poesia. Grazie.